con il mio brevissimo contributo vediamo le vive le ville da un altro punto di vista determinato dal fatto ovvio che i materiali presenti nel museo ce le mostrano sotto il punto di vista del concetto del vivere in villa, che è una, ben sappiamo, un modo particolare di approcciare la conoscenza di, di questi edifici e delle abitudini degli antichi, e imbevuta di sollecitazioni e modelli arrivati direttamente dal mondo ellenizzato. E sappiamo che appunto in villa era possibile fare quello che non era consentito in città. E nel Museo di Napoli abbiamo esempi degli arredi e decorazioni provenienti da ville, alcune dall'area vesuviana, altre dal cuore napoletano del Golfo, e non mancano testimonianze anche dall'area casertana. Il cratere Ille Delicatum è rappresentato anche dalle ville imperiali del Pausilipo e di Capri. Dal grande complesso che si estendeva dalla Cala Trentarelli alla Gaiola e fino alla Cala dei Lampi provengono le sculture della Nereide su Pistrice, recuperata prima del 1837, molto utile, come documenta un disegno di Pietro Bianchi, recentemente tra l'altro studiato all'interno dell'archivio ticinese, e completamente restaurata sia nella figura femminile sia in quella dell'animale da Solari tra il 1841 e il 46 e da Antonio Calì che tra il 1850 e il 51 rifece la testa e il braccio sinistro della fanciulla senza integrare il velo che probabilmente era sollevato dietro la testa. Il gruppo, che da Avellino venne considerato il fiore all'occhiello del museo, e nel 1856 finì insieme a Madana e di Tiziano, poi il cartone di Michelangelo di Venere e Adone, nelle due stanze di deposito dei materiali pornografici, stanze delle quali San Giorgio Spinelli fece murare la porta perché se ne perdesse memoria. Aveva fatto parte della decorazione come elemento di fontana della grande vasca annessa al teatro, rimessa in luce negli scavi degli scorsi anni 90, e il gruppo risale come datazione ai primi decenni del primo secolo d.C. La statua di Negro proviene invece dalla proprietà del Marchese del Tufo, corrispondente all'attuale Villa Ambrosio, cioè quella costruzione moderna sulla destra del teatro. Rappresenta forse un pescatore che reggeva una corda conservata in parte sul tronco che gli fa da puntello, e una corda collegata ad una bisaccia non più presente. E questa è invece opera di Antonina, realizzata in botteghe neapolitane. La statuetta di bambino, scoperta nel 1999 nello scavo dell'Odeon, è una replica del Kinder Titus e deriva da un originale elaborato nel terzo avanti, diffuso fino al terzo d.C. Per la lacunosità del pezzo non si può stabilire quale oggetto eventualmente stringa nella sinistra, ma il luogo di rinvenimento, ossia il Teatro Piccolo, che era composto di rimpetto al teatro grande che abbiamo visto prima, fa ritenere, in analogia a quanto si verifica a Trieste, nel cui teatro è stata trovata una replica dello stesso tipo, che possa aver fatto parte come ingegnetto di una stagione della decorazione di questo teatro.
Dal salone, posto ad oriente dell'Odeon, che vediamo qui a sinistra nell'immagine, proviene il frammento del pavimento in settile, che è un piccolo campione di quanto è stato recuperato e che è stato restaurato nel 2014 in occasione del bimillenario augusteo. Una combinazione di quadrati di diverse dimensioni e rettangoli abbinati, di giallo antico e africano o portasanta e pavonazzetto, databile per confronti con la villa di San Marco di Stabia o la casa delle Vestali a Roma alla metà del primo d.C. Si tratta, questo forse, dell'ultima emissione dal territorio del Museo di Napoli che a seguito della riforma ha perso il naturale legame con il territorio, non essendo più destinatario di ritrovamenti in città, anche se poi dall'altra parte tra gli obiettivi che i direttori sono invitati a raggiungere c'è quello proprio di stabilire un più forte collegamento con il territorio, evidentemente quello moderno, non quello antico. La statuetta di Urania, tipo Francoforte, molto corrosa dai litodomi e dalla giacenza in mare, fu trovata nel 1982 nella zona di Pietra Salata, ancora a Posillipo, ma più insomma, verso nord rispetto a quella planimetria che avevo mostrato, verso la Villa Rosberi, lì sulla destra dell'immagine, nella stessa zona in cui nel 1842 era stata scoperta una velpomene tipo Mileto, poi dispersa. La circostanza della presenza di un'altra musa del ciclo di Filisco di Rodi ha fatto ritenere che possa essere accettabile l'ipotesi di Günther che le strutture sommerse presenti tra Villa Rosberi e Pietra Salata, cioè uscendo dalla immagine, appartenessero alle terme della residenza privata riconosciuta a Mare Chiaro. Mentre questi pezzi ora descritti sono tutti esposti nella sezione dedicata a Napoli Antica, invece sono nei depositi quelli provenienti da Capri e più specificamente dall'ala est di Villa Iovis, esplorata tra novembre e dicembre del 1827. Si tratta di due bacini cilindrici di età tiberiana. Uno, questo qui, è decorato con tracci di vite popolati da qualche uccellino, resi in maniera molto appiattita se non addirittura di incisione. L'altro invece con rami di pioppo legati tra loro a formare ghirlande fissate a chiodi, dai quali pendono anche simboli di Eracle, due faretre e una clava. Il rilievo, noto come cavalcata notturna, fu trovato nella stessa circostanza, è su di un cavallo trattenuto da un giovane con clamide, sono sedute una donna che regge una fiaccola e un giovane con scudiscio, caratterizzato da una corona sul capo e una vistosa collana. Vanno verso una statuetta maschile posta su di una colonna ghirlandata accanto a un albero. L'identificazione da parte di Pais dell'albero con il caprifico ha aperto la strada di ipotizzare riferimenti alle nonne caprodine, ma è preferibile però vedere una scena di offerta in ambito dionisiaco, anche se l'uomo a cavallo sembra avere tratti fisionomici di Tiberio. Si tratta di una produzione eclettica neoattica di prima età tiberiana. Le ville dell'area vesuviana sono documentate dall'unico frammento staccato dall'atrio della Villa degli Steri ed è inserito nel percorso della collezione degli affreschi e dai grandi frammenti della villa di Fannius in storia di Bosco Reale entrati nel museo il 5 maggio 1902 con la monumentale parete con la porta sormontata dalla scena di caccia e con le mensole sorrette da centauri e fauni provenienti dall'ambiente G che qualche anno fa abbiamo liberato dai montanti delle cornici che coprivano in parte le figure. Questo è prima e questa è l'immagine soprattutto del centauro di sinistra completa.
terreno, e così nell'altro pannello il centauro è stato in parte cioè è stato liberato per tutto quello che è conservato. E ancora la megalografia con le personificazioni, i frammenti dell'epistilio, il quadro di fondo dell'ambiente H con la statua di Afrodite. Anche qui abbiamo cercato di vedere se al di sotto delle cornici si conservasse qualcosa in più, ed in effetti sia nell'epistilio, nel tratto più basso, si vede chiaramente la parte più chiara, invisibile. Qui però non abbiamo poi rimesso a posto la cornice, così come nella parte superiore del quadro con Venere. E ancora la mensa con vasi agonistici e la grande ghirlanda staccate dal peristilio. L'importanza di questi affreschi, i cui compagni come noto sono dispersi tra il Metropolitan, il Museo di Amiens, l'Alla Ruperson Museum di Amsterdam, Villa Kernos a Beaulieu-sur-Mer, il Moran Meritz di Mariemont, il Museo Bonnat a Bayonne, i Musei Reali di Arte e Storia di Bruxelles e il Louvre. Ho volutamente elencato tutte le sedi nelle quali proprio si è disperso il patrimonio decorativo della villa, e accresciuta dall'essere stati l'oggetto nei primissimi anni del Novecento dell'ennesimo scandalo di vendita all'estero di materiali archeologici, dopo quello clamoroso degli argenti della villa della Pisanella, acquistati nel 1895 da Rothschild, che pochi mesi dopo, come è noto, li donò al Louvre. Per cui finalmente il 12 giugno 1902 il governo dell'Italia Unita si diede una legge per la conservazione dei monumenti e degli oggetti di antichità e d'arte, la numero 185, che sarebbe poi stata sostituita nel 1909 dalla 364, il cui regolamento ha continuato ad essere in vigore anche con la successiva legge 1089 del 39, sostituita solo nel 2004 dall'attuale testo unico.